Apollo Chain, è un progetto abbastanza complesso da apprendere, tuttavia, senza esagerare con il gergo tecnico, in questo video, cercheremo di fare una sintesi abbastanza esauriente, focalizzando l'attenzione sugli aspetti più vantaggiosi di questo ecosistema, nell'intento di farne intuire le indubbie potenzialità. Apollo Chain è un progetto audace e ambizioso, che prevede di riscrivere i fondamenti di Internet stesso. Apollo Chain è stato listato su CoinMarketCap nel maggio del 2018, e da allora, il token, con sigla HOT, è in continua e costante ascesa. Le tecnologie esistenti di registro distribuito, alimentati da blockchain come Bitcoin ed Ethereum, soffrono di problemi di scalabilità e consumano anche enormi quantità di energia. Apollo Chain è un ecosistema post-blockchain ledger, efficiente dal punto di vista energetico, è una piattaforma applicativa decentralizzata che utilizza reti peer-to-peer per l'elaborazione di accordi centric, e di sistemi di consenso tra gli utenti. Il vantaggio chiave di Apollo Chain è che ogni dispositivo sulla rete ha il proprio registro sicuro, e può funzionare in modo indipendente mentre interagisce anche con tutti gli altri dispositivi sulla rete per una soluzione di edge computing realmente decentralizzata. Tre sono i punti di forza di Apollo Chain. Primo, soluzioni versatili. Decentramento senza colli di bottiglia e con valida adattabile. Secondo, peer-to-peer. Nessun server centralizzato, nessun libro mastro e nessun intermediario. Terzo, agent-centric. Autorizzazione individuale sulla condivisione dei dati, accesso e memorizzazione. Apollo Chain consentirà agli sviluppatori di creare applicazioni distribuite e scalabili con integrazione dei dati per governance, collaborazione, strumenti organizzativi, social network, social media, app di condivisione, soluzioni di supply chain, gestione delle risorse, nonché criptovalute e mutuo credito. Secondo Apollo Chain Wiki, su GitHub, una Apollo Chain è definita una tabella hash di convalida distribuita di HT, dove ogni nodo applica le regole di convalida sui dati rispetto alle catene firmate, in cui i dati hanno avuto origine. L'intera piattaforma di criptovaluta è sviluppata con linguaggio di programmazione Go. Tuttavia, agli sviluppatori è concesso liberamente di utilizzare Lisp. Linguaggi come JavaScript, CSS e HTML possono essere utilizzati per scopi di sviluppo front-end. Se hai scaricato un film o un album musicale con BitTorrent, hai utilizzato la stessa tecnologia di base che consente agli utenti di Apollo Chain di accedere ai dati sui rispettivi dispositivi, senza un'autorità centrale per coordinarli. Nelle reti di Apollo Chain ci sono regole di convalida che le nuove voci al DHT devono rispettare per essere accettate e propagarsi ad altri nodi. Ciò significa che come partecipante a un'applicazione che utilizza Apollo Chain, puoi scrivere in uno spazio condiviso solo se il modo in cui lo fai è in base ai termini di servizio che hai accettato all'inizio. Su Ethereum, ogni applicazione funziona sulla singola blockchain pubblica. Su Apollo Chain, ogni singola dApp avvia automaticamente la propria rete Apollo Chain. Ciò significa che puoi gestire comodamente dozzine e persino centinaia di app di Apollo Chain, completamente separate dal tuo laptop e smartphone. Le dApp di Apollo Chain sono sia decentralizzate che completamente distribuite. Nei test di benchmarking contro Ethereum, la tecnologia Apollo Chain ha dimostrato di essere 10.000 volte più veloce, e questa è solo una stima approssimativa. Apollo Token, con sigla HOT, è un token creato da Apollo, che esiste sulla blockchain di Ethereum, come token ERC20. La total supply è di 177 miliardi di token. L'acquisto di token HOT
è essenzialmente l'acquisto di crediti per l'hosting. OT è stato messo al centro di un'economia produttiva radicata nell'hosting di applicazioni web distribuite, in modo che la valuta abbia un valore intrinseco, misurato in termini di quantità di potenza di hosting. Questo è molto diverso dai token basati su algoritmi con un rifornimento fisso. Il token OT non è stato creato con l'intenzione di essere solo un investimento, è stato architettato per un approccio a lungo termine al valore. Le valute non hanno uno specifico meccanismo di rendimento o remunerazione, così come un token di sicurezza, e il design complessivo è orientato alla stabilità del valore, non alla volatilità o all'apprezzamento azionario. Il valore di OT è quindi destinato a crescere con la crescita costante e reale della rete. Nella tabella di marcia di Holochain è previsto il lancio della Holo Beta Mainnet entro il 2019. Holofuel sarà anch'essa una criptomoneta di credito reciproco non simbolica, creata anche da Holo, che esisterà all'interno della Holo DApp, una DApp che utilizza il protocollo Holochain. OT può essere riscattato per Holofuel, con un valore di 1 a 1. Holofuel è una vera criptomoneta di utilità, ma distinta da quasi tutte le altre. Holofuel viene speso da chi vuole utilizzare le applicazioni Holochain senza avviare il motore Holochain sul proprio dispositivo. Arthur Brock ed Eric Harris Brown sono i cofondatori di Holo e creatori di Holochain. Al team si sono uniti anche altri sviluppatori, grafici, consulenti e manager. Arthur ed Eric hanno progettato criptovalute alternative e creato software peer-to-peer sin dagli anni 80. Ora, il loro è un team straordinario che sta cavalcando l'onda della cripto-esplosione. Attualmente, stanno lavorando per creare software per app realmente distribuite senza alcun consenso o mining, spostando la mentalità su cui si basa la tecnologia. Per ulteriori dettagli, visita il link in descrizione. Se ti è piaciuto il contenuto, metti un like ed effettua l'iscrizione al canale. Per essere avvisati sui nuovi video, clicca la campanellina.